Ciao a tutti ragazzi, oggi un video un po' più particolare del solito, non so se andrà diviso in più parti, adesso vedrò in base al tempo che mi servirà. Più che altro per farvi vedere, se a qualcuno di voi può interessare, che cosa devo fare per tenere tutte le cose che gestisco di file parlo e di come è gestito più o meno il mio computer, perché come voi sapete io ho sia Mac che Windows e ho parecchi hard disk. come potete vedere qui ne ho un po', dentro il computer ne ho altri, ho sia degli SSD che degli hard disk, ho due, adesso al momento ho un SSD da 500 GB per Mac e un SSD da 120 per Windows. Ieri, se vedete qui che c'era il gatto, è perché ieri stavo registrando una parte del video per l'aggiornamento a Windows 10 e sto preparando anche un altro video per i nuovi processori Skylake. Tornando agli hard disk, come vi stavo dicendo, ho un SSD 840 EVO da 500 GB per Mac e uno da 120 8,30 per Windows. Purtroppo quello per Windows diciamo che mi è abbastanza stretto e ho colto l'occasione, visto che ho acquistato la scheda video nuova, per prendere anche un SSD nuovo anche per Windows. Quindi adesso che cosa andrò a fare? Ho comprato un 8,50 EVO da 500 GB, quindi metterò Mac su quell'SSD, quindi l'8,50 EVO da 500. Posterò Windows su quello in cui c'è Mac adesso e quello da 120 adesso vedo. Devo ancora decidere se utilizzarlo all'interno oppure come hard disk esterno USB 3. Per quanto riguarda gli altri hard disk che ho all'interno del computer, ne ho uno da 2 TB che è pieno, uno da 1 TB che è pieno, un altro ancora da 1 TB che è mezzo pieno, che è quello che utilizzo per fare le registrazioni, e un altro da 500 giga che utilizzo in modi un po' diversi. Quindi che cosa andrò a fare? Per prepararmi all'upgrade sia di scheda video che di SSD, quindi dovrò spostare un po' tutto, voglio sistemare prima tutti i dati che ho all'interno, anche perché dovrò formattare entrambi gli SSD, quindi entrambi i sistemi operativi. Quindi per non rimanere immediatamente senza sistema operativo su entrambe le parti, installerò prima Mac sull'SSD nuovo, lo sistemerò completamente e poi formatterò l'altro per installare Windows, in modo da avere sempre un sistema operativo attivo. In questo caso adesso installerò OS X Yosemite 10 e continuerò a filmare tutto per farvi vedere tutti i vari passaggi, in modo che se avete qualche domanda e avete qualche curiosità, potete chiedermelo nei commenti e io cercherò di rispondervi. Finita questa premessa, io adesso inizierò a spostare tutto quanto nei vari hard disk per fare un po' di ordine, cercherò di cancellare anche un bel po' di roba se riesco, mentre soprattutto aspettiamo il corriere che arrivi, perché sto aspettando il corriere che arrivi con la mia nuova scheda video e con gli SSD. Ah, e ho ordinato anche un nuovo lettore di schede USB 3, perché quello che sto utilizzando adesso, che ormai ce l'ho da parecchi anni, è veramente troppo lento e quindi ci metto secoli a spostare la roba dall'SD al computer. La prima parte di questo video è finita. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, se non vi è piaciuto lasciate non mi piace, fatemi sapere se vi può interessare una cosa del genere, quindi vedere tutto il procedimento che andrò a fare, soprattutto per gestirmi tutte le cose che devo gestire, che sono tantissime, e fatemi sapere se vi è piaciuta come idea e se avete qualche curiosità. Quindi ragazzi, grazie di tutto il supporto che mi date, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link ai vari social, quindi Facebook, Instagram è quello che uso di più perché è il più figo, Instagram è troppo figo, quindi ragazzi seguitemi su Instagram, e poi volevo dirvi come al solito che se volete supportare il canale in modo gratuito, in descrizione trovate il link di Amazon e se lo sostituite tra i preferiti mi fate un favore perché supportate il canale in modo gratuito.